Ciao, voi tutti conoscerete la biblioteca di Brugherio, un luogo dove si possono prendere in prestito dei libri oppure studiare in compagnia. Ma vi siete mai chiesti che cosa si nasconde dietro? Venite con me. Qui siamo nella sala ragazzi, dove sono presenti i libri di narrativa per i giovani dai 10 ai 14 anni. Qui ci si può anche fermare per leggere o per studiare, sia da soli che in compagnia. Mi chiamo Barbara Giusto e lavoro qua in biblioteca da 15 anni. Mi occupo dello spazio dei ragazzi, sono referente del settore che si occupa dei bambini da 0 anni, anzi anche prima, delle mamme incinte, in gravidanza, fino alla terza media, dopo la terza media. Ora ci troviamo nell'atelier del lettore, una zona interamente dedicata ai bambini dagli 0 ai 6 anni. Situata su un piano rialzato, questa zona è ampiamente decorata e permette a tutte le famiglie di avvicinare i più piccoli al mondo della lettura. Dalla vetrata è anche possibile avere una visuale sullo spazio sottostante. Sono Marika Tarantola, lavoro qui in biblioteca da 4 anni e mi occupo della sezione 0-6 anni, che vuol dire promozione della lettura per i bambini molto piccoli e accompagnamento dei genitori all'approccio dei loro bambini con i primi libri. Eccoci ora nella zona principale, subito a fianco all'ingresso. Qui, tramite le apposite postazioni, è possibile registrare e restituire i nostri libri. Inoltre, abbiamo una sezione riguardante le novità, i romanzi d'amore e i romanzi storici. E poi ancora, abbiamo una sezione dedicata al turismo, al lavoro, alla cucina, alla medicina, al benessere. Ma come muoversi attraverso tutte queste sezioni? Grazie a questi computer possiamo verificare la presenza e la posizione del libro che stiamo cercando. Su BiblioClick basta inserire semplicemente il titolo o l'autore del libro e ci verrà indicata la sua effettiva disponibilità. Tramite questo portale è possibile anche effettuare dei prestiti in tutte le biblioteche che fanno parte del sistema bibliotecario Nord-Est Milano. Ciao, mi chiamo Luisa, lavoro in biblioteca dal 2002. Il mio lavoro consiste nel fare i turni al banco, chiaramente come bibliotecaria, però anche nel ricollocare, seguo le riviste in biblioteca, seguo anche delle iniziative varie che facciamo in biblioteca e anche che ci portano da esporre. Poi ricolloco i libri, cerco i libri per il giro, insomma tutto ciò che concerne il lavoro di routine di tutti i giorni in biblioteca. Ogni anno circa 6.000 persone prendono in prestito almeno un libro. Passiamo ora alla narrativa, dedicata principalmente agli adulti e agli studenti più grandi. In questa zona, oltre ad un ampissimo catalogo di libri, tra cui anche i romanzi gialli, possiamo trovare una grande quantità di riviste e di quotidiani, che ogni giorno puntualmente arrivano in questa biblioteca, per poter essere letti dagli utenti nelle apposite postazioni. Più in alto troviamo un soppalco abbastanza isolato e nascosto, adatto per chi vuole studiare in tranquillità, anche se d'estate, devo dire, fa un po' caldo. Curiosità. In biblioteca, tra poltrone e scrivanie, ci sono oltre 130 postazioni adibite alla lettura e allo studio, sia all'interno che all'esterno. Ci troviamo ora nella sezione dedicata alla saggistica. La biblioteca offre un ampissimo catalogo di articoli, che spaziano dalla sociologia alla teologia, dall'ingegneria all'archeologia. Insomma, qualsiasi argomento vogliate approfondire, qui potete farlo. Io mi chiamo Marco Figuera, lavoro in questa biblioteca da 20 anni e la mia occupazione principale è quella di risistemare i libri che rientrano in biblioteca, nelle varie sale. Strano a dirsi, ma anche i libri vanno in quarantena. Restano in isolamento per 3-4 giorni per poi poter essere ricollocati. Questa è l'area ristoro, dotata di macchinette ma anche di ottimi manga e fumetti. Così potrete essere liberi di bere il vostro caffè, gustando anche una lettura più leggera. Ma ora eccoci nella sala cinema, una sala interamente dedicata alle pellicole di tutti i tempi.
dove possiamo prelevarle a nostro piacimento. Dotata di un ottimo televisore, ma anche di comodissime poltrone. In tutta la biblioteca ci sono ben 157 scalini, un ottimo modo per tenersi in forma. Questo è il giardino interno della biblioteca, un posto ideale per chi vuole studiare all'aperto. Certo, magari non durante i giorni di pioggia. Ciao, sono Stefania Maininti, lavoro in biblioteca dal 1992. Mi occupo di organizzare i turni al pubblico, mi occupo poi di una parte del patrimonio per adulti, l'acquisto e anche la catalogazione. Mi occupo infine di tutta la parte statistica, tutto il lavoro statistico della biblioteca. Ci troviamo in questa suggestiva sala dedita alle mostre che la biblioteca ospita ogni anno. E c'è anche una sala conferenze. Dietro questa porta ci sono gli uffici del personale, il vero retroscena della biblioteca. Vediamo assieme che cosa si nasconde. Mi chiamo Ermanno Vercesi, faccio il bibliotecario qui a Brugherio. Una delle attività che io faccio per la biblioteca di Brugherio è occuparmi di un po' di divulgazione scientifica. Ho intervistato qualche scienziato, organizzo con la nostra concittadina Elena Cattaneo la rassegna Scienza Ultima Frontiera, che è un'occasione per i cittadini di incontrare i grandi scienziati e di farsi raccontare le loro ricerche, le loro scoperte. Io mi occupo anche in particolare di comunicazione, cioè cerco di far sapere le varie iniziative e i servizi che abbiamo con una forma grafica anche un po' simpatica e comunicativa per tutti. Mi chiamo Alessandra Sangalli, lavoro qui in biblioteca a Brugherio dal 1998, quindi sono 23 anni più o meno. Mi occupo a metà per la biblioteca di Brugherio dei servizi al prestito e invece per l'altra metà del mio tempo lavorativo lo dedico al coordinamento del servizio del sistema bibliotecario Nord-Est Milano. Sono Silvia Barzago, lavoro in biblioteca dal settembre del 2014. Occupo la sezione di storia locale della biblioteca. Nella sezione conserviamo dei libri catalogati che si possono prendere in prestito e anche dei documenti che invece sono in consultazione. Quindi abbiamo dei documenti storici oppure abbiamo per esempio le raccolte dei settimanali per conservarne sempre traccia e dare visibilità ai posteri di quella che è la storia della nostra città. Solo nel 2019 la biblioteca ha registrato 80.678 prestiti. Io sono Enrica Mergalli e lavoro qui alla biblioteca di Brugherio dal 1992, quindi da 29 anni. Dal 2004 sono responsabile della biblioteca e il mio lavoro è molto differenziato, molto articolato, molto vario, perché mi occupo del dietro le quinte, più dietro le quinte che non si può, quindi tutto il lavoro del front office ha una fase organizzativa dietro, sia amministrativa, sia tecnica, sia di gestione del personale. Ecco, se devo dire una cosa che caratterizza il lavoro di un responsabile, sicuramente è quello nell'occuparsi di una biblioteca, di curare i bibliotecari.
È un lavoro molto di relazione, di coordinamento, di progettazione comune, di condivisione, di riflessione, di ragionamento, di scelte che poi si riverberano nella concretezza della nostra attività di tutti i giorni. Ed eccoci giunti alla fine del nostro video. Speriamo che vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo su questo magnifico luogo. Noi intanto vi aspettiamo in biblioteca, pronti ad accogliervi a braccia aperte. Ciao!